Oppa Gangnam Style. Oggi il direttore di produzione Stefano Casaburi. Lo staff è salito di livello, siamo saliti di età. Hai deciso di tenere le calze? Sì, perché mi sembra più divertente, guardate. Una cosa inguardabile. Guarda l'ombrellone, solo. Cade, senza motivo, da solo. Aiuto! Così! Continua così! La faccio guardare a lui! Quando vuoi? Ciao! Ciao! Essere vestiti da donna, così, in mezzo alla metro, tutti che ti guardano, tutti che ti vogliono. Mentre ha dei capelli, un ciuffo mai visto. Niente, diciamo che è stata l'esperienza veramente, una delle esperienze più belle della mia vita. Fare la bagascia sulla metro. Ma niente, abbiamo il signor Metla che è in una posizione, direi, cioè, molto bella. Io, ecco, sono momenti fantastici. Dai Matt, muoviti quel culo lì, lo sai muovere, cazzo! La temperatura dell'acqua è sui 18 gradi. Siamo 8 gradi ormai, quindi... Matt, direi che non vedi l'ora di fare questa scena, no? Ti vedo molto entusiasta... Bene. È brutta che... Poi dopo... Matt, com'è andata? Freddo mai visto. Aspetta lassù. Siamo alzati da una temperatura di meno 180 gradi a una temperatura di più 180 gradi in 10 secondi. Siamo tutti dentro la sauna, io con i jeans tra l'altro. Cose mai viste qua. Solo noi possiamo fare queste cose. Niente, come di consueto ormai, io sono venuto a fare un salto a Torino. Dovevo stare qualche giorno e mi sono ritrovato vestito così, in calzetti, perché è un cerotto con una ferita d'arma da fuoco e 100, cioè Matt aveva tipo meno 90 gradi o 100 miliardi di gradi Fahrenheit al quadrato e il sovrano di tutte le bestie è morto lì dentro, sguagliato vivo. Allora niente, siamo nel backstage, qui c'è Matt. Fatti i soldi ragazzi, finalmente con YouTube ci siamo fatti i soldi. Non dire così, se no lo pensano che è la verità e magari forse la verità lo diremo anche. E niente. Ci siamo comprati una limousine. Cioè, siccome siamo lì a tamare di merda, gli facciamo vedere anche la limousine, non ci capita mai, quindi una volta che ci capita facciamola vedere, cazzo. Andiamo. Non si apre neanche, già partiamo benissimo. Occhio che staccate la maniglia. Siamo poveri anche quando abbiamo la limousine. Volevamo ringraziare Luca Limousine di Torino, il numero uno. Entriamo. Seguiteci all'interno della limousine. Peli. Con le ginocchia più un sexy figo mai di visto. Torino. No. Feticiste del ginocchio. Vai Paola, realizza il tuo sogno. Ringraziamo Giada, Giulia, Paola e Carlotta. Niente, stiamo spostando le ragazze ed è una situazione un po' da twister. Ciao a tutti, che giorno è? Che ora è? Non so più chi sono, dove sono. Non so più niente. Giuro che non so più che ore sono e che giorno è. Allora, qui intanto... Cambio di vestito, Siamo al 150esimo cambio d'abito. 90 miliardesima location. Vuoi dire qualcosa in tuo... Vuoi dire qualcosa dentro di te? No. Non datemi mai uno specchio, vi prego, non fatemi vedere le riprese. Io vorrei inquadrare la faccia di questo. Guardate come lo guarda. L'odio che prova. Aspetta, arrivo. Aspetta. Cosa vuoi che dica in questo momento? Vi siete rincontrati finalmente. Pio. Allora adesso mi incazzo. Abbiamo finito.
Non ci voglio credere. Pazza! Ho appena incendiato Luca con la sigaretta. Abbiamo abbiamo finito. Abbiamo finito, niente, abbiamo perso 4 kg ciascuno solo oggi. Sono sfatto. Ho sfatta. Ci sono 100.000 miliardi di gradi anche qui. Non ne posso più, tu sei in splendide condizioni, dovrei dire. Sono tutta bagnata. Vuole comparire nel backstage? Niente, va. Come ti chiami? Ma lui è arrivato adesso. Marco, saluta la mamma. Dai, saluta la mamma. Mamma. Ma è passato qua per caso lui. Faccia! Ad azione, devi spostare la testa di là. Non guardare in camera. Ciao a tutti, siamo in quello di testi. Non vi incazzate, stiamo per girare la scena, parlo piano perché se si incazza la finita. Questi qui sono diversi cavalli, ce n'è uno in particolare che ci ha ricordato il buon depresso Matt, che è quello lì. Ecco, quello è Matt, gli mettete un cappello rapper ed è lui. Lo sguardo perso nel vuoto. I pensieri, i ricordi vagavano, girovagavano. Allora niente, a parte che ho dormito 2 ore in una settimana, comunque sono molto contento di fare questo video per gli HMET. Mi hanno chiamato, mi hanno proposto l'ennesima collaborazione del cazzo e qui nel corridoio di bestie sto spazzando merda da un'ora. Ecco, guardate, guardate, ecco, questo è il ruolo, il grande ruolo per cui mi hanno scelto. Qualcosa da dirle. Beato te. Un estintore che io spruzzerò molto volentieri agli HMET dopo questi giorni di merda. La troupe è formata da un generatore a benzina per esterni, una mega ventola della Madonna. La domanda è perché? Vai! Sono pronto! Ora! Un evento importantissimo nella storia del web. Stiamo per distruggere Luca con l'estintore. Vai, cazzo! Di quanto godi? Godo come in un porno. Ah, si scassa però! Ah. Spettacolo! Luca, come andiamo? Che cosa? Non di niente! È tempo di esplodere. Dai, ora voglio che tu lo faccia. Voglio che tu spari con tutta la grinta del mondo. Vai cazzo, dai, buttalo, vai, spruzza, dai! Siamo finiti qua in un terreno molto strano. Questa volta lo posso dire questa frase. Stiamo ballando sulla merda. Come si chiama? Lord Goodman, bravo uomo. Lord Goodman. Ah, la faccia. Allora Lord, cosa ne pensi di questo? Perché vedi? Ah. Vieni qua, ma non guardarla. Guarda come protagonista. È vero. Perché c'è delle pupille? Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ragazzi, siamo... Giusto, alza un po'. Siamo... C'è la gente cosa pensa? Ragazzi, siamo su un bruco mela. Vai, fai del tuo pezzo che alza. Ah, siamo su... Siamo su un bruco mela. Guarda che ora scende, ti è la pena. Fai voglia a cagnastai quando scende, uno. Ah no, quando scende facciamo. Qua, qua, qua. Oh, lo sai che è sempre stato il mio sogno. Io da piccolino era la mia giostra preferita, adesso abbiamo potuto farla. È bellissimo. Volevo dirti una cosa, questa ragazzi è stata l'ultima scena di questo video infinito. Durata di riprese 6 anni, è iniziato nel 2005, 2007 è iniziato a fare questo. Ragazzi, ho paura, sta arrivando la discesa. Peggio del blu tornado, eh. Metti che carenza.